trasmissione che avevamo fatto. Anno funesto, anno senza sesto, si dice. No, noi pensiamo invece che Buie e la comunità degli italiani di Buie non hanno una grande tradizione editoriale come forse l'hanno altre comunità degli italiani. L'abbiamo voluto presentare proprio il 29 di febbraio perché speriamo che il 29 di febbraio, tra 4 anni, riusciremo a presentarne un altro. Questa piccola introduzione per salutarvi e per ringraziare soprattutto il nostro coro che ci ha presentato e aperto questa serata con 2 canzoni, Ovocatore e la seconda, Come porti i capelli bella bionda, che mi hanno detto, e soprattutto il maestro Lopinto mi ha detto che è stata dedicata alla signora Lucia Morato Bussi. Dice giustamente la Lucia che non è più bionda, ma noi ce la ricordiamo, una volta era bionda comunque. Grazie al maestro Morato e grazie al nostro coro che avremo ancora modo di sentire così in finale di questa nostra serata. Io senza parlare tanto poi dirò anch'io ancora qualcosa su questo lavoro che andiamo a presentare. Volevo dirvi che a fianco a me c'è l'autrice di questa ricerca, la nostra Lucia Moratto Ugussi, e a presentare questa ricerca abbiamo proprio così il piacere di ospitare, anche dopo tanti anni, perché l'abbiamo ospitata ad un 8 marzo, mi ricordo, una bellissima giornata di 8 marzo, la nostra Daniela Milotti Bertoni. E io farei proprio a lei un grande applauso. Non voglio dirvi perché lei è molto restia a così a dire quelle che sono tutte l'arco della sua lunga carriera di ricerca. Daniela Milotti comunque è nata a Pola, vive a Milano e lavora all'Istituto per la tutela dei beni culturali. Ecco, poi ci dirà qualcosa di più perché alcuni inizi della sua ricerca sono iniziati soprattutto a Buie. Io qua mi fermo e invito ad intervenire.